che è un tipico bilancio di incertezza, dove trovate quelli che sono i contributi, quindi la lunghezza, la temperatura del pezzo, della scala, l'alfa del pezzo, della scala, cioè per farvi capire che poi ciascun contributo con la sua stima, con la sua incertezza e con il suo coefficiente di peso, cioè quella derivata parziale rispetto alla grandezza, la derivata parziale dell'equazione della misura, cioè la difficoltà sta nel definire l'equazione della misura, ma questo in ogni operazione di metrologia. Cioè io l'equazione della misura devo completare rispetto a quella, diciamo tra virgolette, ingenua iniziale. Qual è l'equazione della misura ingenua iniziale? Che la lunghezza del pezzo è semplicemente quella che mi restituisce il calibro. A quella ci devo aggiungere lo schiacciamento, ci devo aggiungere la deformazione della temperatura, ci devo aggiungere il disallineamento, l'errore di Hub, eccetera eccetera. L'equazione comincia a complicarsi. Momento in cui vado a fare la derivata parziale di ciascuna dell'equazione per ciascuno dei termini, ottengo il coefficiente di peso, cioè quanto quel peso influenza, quel fattore influenza la misura. E quello è anche un'operazione matematica che mi riporta queste che sono delle temperature, questi che sono Celsius alla meno 1, questi che sono angoli, me li riporta in unità di lunghezza, ovviamente. E quindi poi c'è la propagazione dell'incertezza classica come formula e come somma quadratica dei singoli contributi. Allora, qui vi ho riportato alcuni concetti relativi al collaudo dimensionale, e quindi vedete che questa è una misura su un calibro per confronto, per trasferimento, e in questo caso è con un comparatore, quindi la schematizzazione è fatta con un comparatore. Quando è che si usano comparatori? O le cosiddette dime, o i calibri fissi, che sono degli oggetti che sono molto utili nei collaudi dimensionali. Che significa nei collaudi dimensionali? Il calibro fisso è per esempio una spina, una spina che serve per dirmi praticamente che passa o non passa, quindi da un lato con il lato passa, dall'altro con il lato non passa, che il foro che ho prodotto è conforme alle specifiche, quindi la spina passa, non passa, ovviamente c'è molta manualità dell'operatore in questo, nella capacità di infilare la spina in maniera ortogonale rispetto all'asse, rispetto al piano, e a quel punto diventa una informazione molto rapida sull'esito del collaudo. Qual è il difetto? Quindi è molto facile, molto utile in produzione. Il difetto è che non mi dà una quantificazione dell'errore. Cioè mi dice passa o non passa, ma non mi dice di quanto passa o di quanto non passa. Però in certe applicazioni, quindi in produzione, è molto utile. Quest'altra applicazione, per esempio, è utile in controllo di processo. Perché? Perché se io devo produrre pezzi, per esempio questa barra d'acciaio lunga, eccetera, e quindi per dimostrare che il diametro è di una certa lunghezza, lungo tutta il suo sviluppo longitudinale, io posso usare un comparatore, quindi avvicino questa dima su quello che può essere considerato come un piano di riscontro che non mi dà un difetto di questo tipo, quindi avvicino questo sistema e vado a contare con il comparatore, quindi avrà un ago che mi varia sulla scala e quindi mi dice quant'è la quota di riferimento rispetto a un riferimento fisso, e a quel punto io vedo se sta in tolleranza. E questo in controllo di produzione è uno strumento rapidissimo. Comparatore significa che faccio una misura di confronto, di comparazione con un riferimento, ovviamente. Il riferimento lo devo quotare io, magari su un pezzo, sicuramente buono. Allora io mi faccio il mio campione e vado poi sul pezzo a vedere la differenza. Per esempio. Quindi questo è il discorso del passa non passa. Per esempio, quando dobbiamo invece fare delle misure su caratteristiche di difficile misurazione, devo ovviamente fare i conti con difficoltà operative. Allora, se io devo misurare questa quota, come ci posso arrivare a questa quota? Attraverso questo dente, attraverso quest'altra battuta? Ci posso arrivare per esempio per differenze.
ma so che una misura per differenza è una misura che mi porta, mi aumenta l'incertezza. Se vado ad applicare quella propagazione, sempre quella legge di propagazione. E quindi devo fare ovviamente i conti con quella che è poi la tolleranza che devo garantire per quella quota. Per esempio qua devo fare la misura dell'interasse, no? E quindi ho il riferimento con la superficie, col bordo utile, col bordo accessibile, e quindi ci arrivo in questo modo e ci arrivo per quest'altro, quindi faccio una misura ancora una volta per differenza, per avere l'interasse. E quindi devo ovviamente modellizzare, studiarla a monte la misura, studiare a monte il collaudo e vedere se batte con le mie aspettative in termini di incertezza. Non vi dimenticate mai questo aspetto. Allo stesso modo i profili, la misurazione dei profili in punti fissi, e quindi mi creo una dima di riscontro e vado a misurare attraverso più comparatori, vado a misurare che il profilo risponda, il profilo garantito risponda a quello che è poi il disegno meccanico. Allora, qui rientro un poco in un concetto che poi anche questo sarà ripreso e approfondito in maniera più dettagliata nella magistrale, nei corsi di specialistica, le regole decisionali. Sostanzialmente noi che ci aspettiamo da una misura? Ci aspettiamo che con quella misura riusciamo ad assumere le decisioni giuste rispetto al collaudo positivo o negativo di un pezzo, rispetto al controllo del processo. E quindi dobbiamo avere gli strumenti adeguati. La norma è una norma internazionale, la 14.253, che è proprio relativa a quelle che sono le specifiche geometriche dei prodotti GPS, non è il GPS, il GPRS, eccetera, sono sigle meccaniche. Allora, qui vengono definite ovviamente le tolleranze dimensionali, geometriche e della superficie, e quindi ci sono tutta una classificazione di quelle che sono le tolleranze. Quindi, come ha detto prima lui, il mio cliente mi dà l'ordine di costruire le portiere per la Fiat, gli interassi, il cruscotto, eccetera eccetera, e che fa, oltre alla parte economica, commerciale, quindi il costo a pezzo, il termine di fornitura relativa alla spedizione, eccetera eccetera, mi dà delle specifiche tecniche, un capitolato di forniture. In questo capitolato di fornitura spesse volte, anzi sempre, è allegato il disegno tecnico con le quote e con le tolleranze, che possono essere di vario tipo. Come rispondo io, fornitore di Fiat, a quel capitolato? Devo ovviamente vedere se sono in grado intanto di produrlo sto pezzo, no? E quindi mi acquisto le macchine, comincio a progettare il mio processo di fabbricazione, eccetera eccetera. Ma poi devo organizzare anche il collaudo di questi pezzi. Come lo vado a organizzare il collaudo di questi pezzi? Attraverso delle considerazioni che mi fanno fare questi quattro passaggi. Allora, nella mente del progettista, il progettista immagina un pezzo ideale, quindi con una quota e una tolleranza. Quindi, per esempio, in questo caso è rappresentato un cilindro. Dopodiché io questo cilindro lo vado a produrre e avrà delle tolleranze di produzione, di lavorazione, ok? Quindi qua progettazione, qua produzione, collaudo. Al momento in cui io vado a fare il collaudo, su che cosa lo faccio il collaudo? Lo faccio sul pezzo reale, non sul pezzo ideale del progetto. E quindi estraggo con una tecnica, con un operatore, in un ambiente, con uno strumento, quindi sempre con quei quattro attori che poi concorrono alla determinazione dell'incertezza, vado a estrarre un elemento che il più possibile assomiglia al pezzo reale. Ok?
E dopodiché su questa estrazione, per esempio con una macchina tridimensionale piuttosto che con un calibro e con comparatori eccetera, io alla fine mi determino il migliore, la migliore approssimazione del cilindro rispetto all'elemento di misura. Quindi capite che ci sono stati vari passaggi, cioè dal nominale ideato dal progettista a quello reale a una rappresentazione del reale, ok? E quindi devo capire quanto questa rappresentazione del reale è effettivamente una fotografia affidabile del mio pezzo prodotto, perché io poi questo pezzo, questo reale che ho prodotto, alla fine glielo consegno al cliente, giusto? E il cliente lo andrà a montare. Se ha dei problemi, non si monta il pezzo, non si monta la portiera, non si chiude. O magari si può anche chiudere, ma i giochi che ne derivano determinano una fruibilità non eccezionale, quindi rumori, vibrazioni, eccetera. Questo nell'uso, non solo nel montaggio, ma anche nell'uso, e quindi poi una percezione di non qualità da parte dell'utilizzatore finale, del cliente finale, quindi di ciascuno di noi nel caso di Fiat. Allora, la norma 14.253, l'ultima versione del 2012 mi sembra, è fatta di una prima parte e di una seconda parte, diciamo, sono quelle che interessano a noi. La prima parte dà quelle che sono le regole decisionali nel rapporto appunto tra cliente e fornitore, cioè tutto quel processo che parte dall'elemento ideale all'elemento misurato c'è in mezzo dei contributi di incertezza. A chi spetta quell'incertezza? Chi se la deve prendere quell'incertezza? Perché lì si giocano, diciamo, una buona parte dei rapporti anche commerciali tra cliente e fornitore. E poi c'è una parte seconda che descrive un metodo PUMA, Procedure for Uncertainty Management, quindi procedura per la gestione delle incertezze, che fa capire come io devo gestire queste incertezze. Intanto, questa norma, per chi è appassionato di motori, ha aiutato anche la Ferrari nel 99. Questa è un po' di storia. Perché? Perché là, nel Gran Premio di Malesia, sostanzialmente furono squalificate le due Ferrari, prima e seconda, Schumacher e Barrichello, a quel tempo c'erano. Perché furono squalificate? Perché a un controllo, diciamo, sulla macchina ferma, a Gran Premio finito, i tecnici della federazione trovarono parzialmente difformi alcune quote. Sapete che, diciamo, se io sposto l'alettone un po' in più, un po' in meno, piuttosto che la distanza rispetto al suolo, eccetera, guadagno in aerodinamica e quindi ho un vantaggio rispetto ai concorrenti, agli altri piloti. E questo, diciamo, la federazione lo tiene all'interno di un certo range. Allora, ovviamente Ferrari fece ricorso a questa squalifica, quindi alcune quote furono trovate fuori. Ferrari fece ricorso dicendo che cosa, sua giustificazione? Dicendo che le misure effettuate sul campo in Malesia, quelle condizioni di umidità, quelle condizioni di temperatura, con strumenti che ovviamente erano strumenti utilizzabili sul campo, quindi probabilmente dei calibri, dei micrometri, della strumentazione non eccessivamente sofisticata, loro non contestano il valore puntuale della misura. Loro dicevano: tu mi hai fatto una misura con un'incertezza troppo ampia. E quindi che cosa succede? Succede giusto per capire. La quota che doveva essere rispettata è un valore nominale, ok? Con una tolleranza in meno e una tolleranza in più, ok? Che cosa hanno fatto i tecnici della federazione? Hanno dimostrato con la loro misura che il valore misurato era qui. E quindi hanno detto: tu sei squalificato. Quindi tutte e due le macchine hanno annullato i punti, eccetera. Ritirata la coppa, dando l'immagine e tutto quello che ne consegue. Che ha dimostrato la Ferrari? Che cosa
ha eccepito, ha detto: guarda, sì, io non ti contesto questo valore, ti dico solo che nelle condizioni in cui tu l'hai misurato, l'incertezza tua è un'incertezza di questo tipo, te la quantifico. Che significa questo? Significa che rispetto al limite, contando la campana, la curva di Gauss, io ho una probabilità, perché la curva di Gauss, diciamo l'integrale sotto la curva di Gauss è la probabilità accumulata, no? Io ho una probabilità non finita che le misure in realtà erano positive, ok? E quindi a vantaggio di Ferrari, cioè dice: io guarda, per questo si riesce pure a misurare, no? Lo sapete? Lo sapete fare? Lo ricordate come si fa? Curva di Gauss standard attraverso il valore z x meno mu su sigma, e poi mi ricavo la funzione f di z. Allora io a questo picchietto di curva riesco a dire: quella è la probabilità del 10% che in realtà le due misure erano conformi rispetto a quelli che sono i requisiti, e quindi in presenza di un 10% di probabilità che le collaudo era positivo, la federazione ha detto: va bene, hai ragione. Ovviamente si fecero aiutare da un laboratorio di misure dimensionali che stava lì vicino a Modena, che era un fornitore di Ferrari, quindi una grossa competenza nella stima dell'incertezza, eccetera. Quindi su queste basi gli sono stati ridati i trofei. Questo come storia. Che succede adesso rispetto a quel requisito là? Come ci dobbiamo comportare? Allora, al momento in cui io ho una... valore nominale, limite superiore e un limite inferiore, così come stiamo messi adesso, stiamo sulla linea del progetto. Che significa linea del progetto? Significa che stiamo ragionando sull'elemento immaginato dal progettista, quindi la prima parte di quella figura. Andiamo nella linea della fabbricazione, diciamo produzione più collaudo. Che cosa succede? Succede che io ovviamente ho ancora questi limiti e c'ho un primo pezzo, per esempio, che mi dà una x misurata che sta qua. Il pezzo è buono? Sì. Sicuro? E nei limiti di... Allora, il pezzo, allora, come primo ragionamento, cade all'interno dei limiti superiore e inferiore, quindi il pezzo a rigore è buono, non ci piove, però mi manca un'informazione. Perché? Perché io, associato a quella misura, non c'è misura senza una dichiarazione di incertezza. Questo ormai alla fine del corso dovrebbe essere chiaro. Devo darci un'incertezza. Allora, l'ho fatto con un calibro, con un micrometro, con una macchina di misura a coordinate, con il laser interferometrico, l'ho fatta con il miglior operatore, l'ho fatta con un operatore scarso, in un ambiente con 0,5 Celsius di temperatura di tolleranza piuttosto che con 5, cioè tutte queste considerazioni mi portano a stimare un valore di incertezza. Allora, vale ancora questa considerazione quando l'incertezza è così? Cioè il pezzo è ancora buono? Sì, ma con qualche dubbio. Perché? Perché c'è una parte, ancora una volta, significativa, non nulla, che il pezzo non sia conforme. Ok? E allora come devo ragionare? Perché? Perché se la mia misura fosse stata questa, pezzo era sicuramente conforme, cioè tutta la mia gaussiana
cade dentro un intervallo di tolleranza. Allora, quella è la condizione in cui il pezzo è conforme, sicuramente conforme. Quando la gaussiana comincia da un lato o dall'altro ad arrivare vicino al limite, allora devo tenere conto del possibile smarginamento fuori dell'intervallo di tolleranza. E allora che succede? Succede, qual è la condizione in cui io posso lavorare tranquillamente? Ossia, qualsiasi misura in un intervallo probabilmente ristretto mi dà la certezza di essere positiva rispetto ai limiti. Quando è che avviene questo? Come? Allora, forse manca un passaggio. Al momento in cui io mi avvicino, no, al limite, questa è ancora buona. Questa è ancora buona, questa comincia a diventare cattiva, o meglio, incerta. Cioè c'è una porzione che può cadere dall'altro lato. Che significa? Significa che se mi metto indietro di una quantità pari all'incertezza, e arrivo qua, io sono sicuro di stare dentro. Ci siamo? È chiaro? Quindi io ho due zone di incertezza intorno ai limiti. Ok? Che questo vale sia al momento in cui sto sotto il limite, ma anche quando sto fuori, come nel caso della Ferrari. Allora che succede a quella zona di conformità che vi aveva fornito il progettista, che vi ricordo è questa qua? Succede che questa zona viene a restringersi e si restringe di una quantità corrispondente all'incertezza. Mi trovate? Il momento in cui si restringe di una zona corrispondente all'incertezza, io ogni volta che sto al limite di questo nuovo intervallo di conformità ho un pezzo conforme e quindi posso lavorare, diciamo, più o meno tranquillamente. Però da un lato, quindi questa è una zona di sicura conformità, questa è una zona di incertezza, e questa pure è una zona di incertezza, e qui è una zona di sicura non conformità, ok? Qual è l'obiettivo adesso del fornitore? È quella di lavorare sull'intervallo il più possibile, in modo che il suo processo abbia maggiori margini di tolleranza, di variabilità. E quindi io per aumentare questa zona di sicura conformità, che cosa devo fare? Per aumentare questa zona, fino al massimo ovviamente alla tolleranza, devo lavorare con piccole incertezze. Mi trovate? Lavorare con piccole incertezze però ha un costo. Perché? Perché io devo usare strumenti più sofisticati, devo ripetere la misura più volte, devo migliorare l'ambiente di misura. Ancora una volta devo agire su quei quattro cardini della misura: ambiente, operatore, strumento, ambiente, operatore, strumento e metodo. E quindi abbiamo quella, forse più chiara, diciamo adesso,
diciamo, rispetto a tutte le linee che abbiamo fatto. E qui abbiamo una zona che dal progetto io avevo ampia, che comprendeva tutta la tolleranza, a una zona di sicura conformità che adesso è tutta la tolleranza meno l'incertezza, ok? E poi una zona di fuori tolleranza. Allora badate che questo valore di incertezza è direttamente rapportato al costo della misura e quindi è obiettivo del fornitore minimizzare quelli che sono i costi, che anche il collaudo ha un costo, e quindi io devo giocare su questa incertezza, cioè non deve essere troppo piccola ma deve essere sufficientemente piccola da consentirmi una agevole variabilità lì dentro. E quindi qual è l'obiettivo? L'obiettivo è che io dalla zona di specifica mi determina un'incertezza che normalmente è un terzo, un decimo della tolleranza e diventa la mia incertezza obiettivo. E quindi gioco su quei quattro parametri per fare in modo che l'incertezza della mia misura sia molto vicina all'incertezza obiettiva e non troppo piccola o troppo grande. Sia il valore giusto, e questo è il metodo Puma, che è nella parte seconda, che è una valutazione iterativa di che cosa? Di quelle che sono la mia incertezza obiettivo, quindi un decimo della tolleranza. Definisco il principio di misura, definisco il metodo, la procedura, le condizioni e l'operatore, e faccio un budget di incertezza. Dopodiché dico: questa mia incertezza è minore di quell'obiettivo? Se sì, allora già la procedura è adeguata, ma abbiamo capito che non può essere sì già nella prima interazione, c'è qualcosa che non va, forse sto facendo una misura troppo precisa e troppo costosa, quindi altrimenti cambio l'obiettivo cambiando uno di questi parametri per volta, altrimenti se li cambio tutti insieme impazzisco. Dopodiché, dopo questa iterazione, ottengo l'incertezza finale, ok? Quindi questo è il metodo Puma. Questa in parte l'abbiamo già detta, la parte dei campioni. Entriamo con gli strumenti, facciamo l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti. Questo è il calibro, che c'ha la parte, diciamo, la scala di misura, l'asta per le profondità, i becchi per le misure di esterni, i becchi per le misure di interni. Questo è il nonio, vedete? Quello che vi avevo detto. Quando questa tacca si allinea con quella della scala, allora lì posso leggere in unità del nonio, in questo caso ventesimo, quindi 5 centesimi, ventesimo di millimetro, quindi 5 centesimi, riesco a determinare il millimetro più n ventesimi con il nonio. Quali sono i problemi e li abbiamo visti? Queste sono alcune norme di riferimento e queste sono le problematiche di misura con il calibro: disallineamento, deformazione elastica, differenza tra la dilatazione termica dello strumento e quella del misurando, risoluzione, ripetibilità, parallasse, errore dovuto allo spessore dei becchi. Che significa lo spessore dei becchi per le misure interne? Cioè, quando questi becchi, vedete, cioè se li vedete da qui, sono disallineati, ma sono disallineati proprio per costruzione, vedete? Cioè questi becchi sono disallineati, quindi vanno per costruzione ad avere un difetto, fatelo girare così lo vedo, ad avere un difetto che si può quantificare in questo modo. Lo vedete schematizzato? Quindi per misure di interni sotto i 10 mm circa, sotto il centimetro, questo difetto diventa importante e lo devo quantificare attraverso questi valori dimensionali. Il micrometro. Dove è arrivato il calibro? Il micrometro Palmer
quindi viene utilizzato nel palmo della mano, va la stina abbattuta e c'è questo scatto. Questo significa che la frizione è entrata in azione e mi ha staccato la forza di contatto, quindi non mi dà più forza, cioè qualsiasi altro giro che faccio non mi induce altra forza nel contatto. Allora, i micrometri, normalmente vi ho detto il calibro come campo di misura arriva, quelli più classici sono 200-300 mm, ce ne sono anche di più grandi, un metro, qualcosa di più di un metro. Quelli classici, vi ho detto, arrivano ai 300 mm. Il micrometro, normalmente, come funziona il micrometro? Funziona come una madrevite su una vite, quindi un avvicinamento micrometrico con questa filettatura. Quindi io quando vado a controllare, per esempio, il micrometro, lo dovrei controllare il più possibile con multipli del passo della vite, per evitare di cadere una volta nella gola e una volta sulla testa della filettatura. Dopodiché c'è questo sistema a frizione e normalmente hanno un campo di misura che è di 25 mm, quindi sembrerebbe poco, ok? Cioè 25 mm con una risoluzione che arriva anche qualche volta al millesimo di millimetro, quindi al micrometro. Esistono dei micrometri molto più grandi, fino anche a un metro, però normalmente il campo di misura è sempre 25 mm. Che significa? Significa che hanno delle aste di regolazione, cioè dei prolungamenti. Quindi io misuro su una quota di un metro, misuro gli ultimi 25 mm, ok? Con il micrometro. Anche qui si sono analogici e digitali, ovviamente. Anche qui una serie di norme di riferimento. Queste trovate tutto nelle dispense. Problematiche di misurazione, anche qui ce ne sono. Andiamo ai comparatori. Vedete come è fatto un comparatore? Il comparatore ha questa stina che è collegata a un sistema a molla che fa ruotare praticamente questo indice e l'indice interno con la doppia risoluzione. A che serve il comparatore? Serve proprio per dare delle misure di riferimento rispetto a una quota tra virgolette zero, ok? E quindi mi dice a quota zero e a quota incrementale rispetto a quello zero, e servono molto in produzione. Anche qui varie problematiche di misura. Truschino per altezze, anche questo, vedete, normalmente questi hanno una base con cui vengono fatti, diciamo, scivolare, tra virgolette, su un piano di riscontro. Vengono fatti scivolare su un piano di riscontro. Che cos'è un piano di riscontro? Normalmente è un piano in granito di un bello spessore, 15-20 cm, iperlevigato, messo in piano, quindi una superficie molto rigida, messa in piano, che fa da riscontro. Quindi io questa base la faccio scivolare sul piano in granito per arrivare a determinare le varie quote. Il toschino mi serve anche per dare un riferimento, cioè per segnare una tacca, diciamo, di riferimento su un pezzo, per esempio. E quelli arrivano pure loro a millesimi di millimetro di risoluzione. Questa è una macchina di misura a coordinate, l'ultimo argomento e poi ci fermiamo. Che fa la macchina di misura a coordinate? Vedete, qui è una macchina di misura di un certo volume, che garantisce, diciamo, le misure di un certo volume di azione, di lavoro. C'è un tastatore e c'è anche una versione, diciamo, con misure a distanza, senza contatto. Questo tastatore che fa? Va nel volume, tocca, riconosce che tocca, quindi normalmente si sente un bip, un qualcosa che avverte l'operatore che il contatto è avvenuto, e che fa? Rispetto a un'origine degli assi che gli avremo dato, lui ti dà le coordinate di quel punto, x, y e z.
nel volume di lavoro. Dopodiché tocca un altro punto e può fare attraverso un controllo, diciamo un calcolatore, può fare tutte le operazioni, cioè due punti ho definito una retta e quindi posso definire la distanza tra due punti. Prendo tre punti, ho definito un piano, poi il quarto punto, distanza fra un punto e il piano, e faccio tutto il collaudo dimensionale. Il grosso vantaggio è che io queste macchine le posso programmare, diventano come se fossero delle macchine, anzi sono a tutti gli effetti delle macchine a controllo numerico, e io posso inserire quelle che sono le quote che deve andare a misurare. La macchina arriva, l'automobile arriva, e queste in Fiat sono tutte così, l'automobile arriva, con il programma caricato lui va a fare questo sistema di tastatura, tasta tutti i punti che gli servono e tira fuori il collaudo dimensionale che è necessario a quel livello della produzione. Quindi è una macchina versatilissima. Tenete presente che nei grossi volumi ovviamente perde di efficacia, quindi ha una incertezza maggiore, ma nei piccoli volumi riesce ad avere anche un'incertezza che è nell'ordine di qualche micrometro. Esistono delle macchine di piccole dimensioni e delle macchine di enormi dimensioni. Tenete presente che per esempio su altri componenti sono per esempio le pale dell'elicottero. Allora, le pale dell'elicottero sono dei componenti molto lunghi in una direzione e quindi c'è il problema della flessione dell'asse di misura e quindi ci deve essere tutta una serie di compensazioni che ovviamente vengono risolte con queste tecniche di misura. Qui nella presentazione, questa è del Palmer, che è il laboratorio che abbiamo, diciamo che partecipiamo dal punto di vista scientifico a Ferentino. Vedete com'è fatta questa macchina? Questa ha il portale fisso. Gli assi come sono battuti? Sono battuti da questa tavola che si sposta e da questa testa che si sposta in questa direzione e in quest'altra, quindi X, Y e Z. Fa un volume di misura che è nell'ordine dell'un metro per un metro per un metro, quindi un metro cubo, e dentro questo metro cubo riesce ad avere delle prestazioni che sono nell'ordine dei 10-20 micrometri di incertezza, che non è poco. Questa che vedete è una sfera. A che serve questa sfera? Una sfera di calibrazione. Periodicamente la macchina che fa? Va a tastare questa sfera, le cui dimensioni sono note, e si calibra su questa. Ok? E quindi dà, con il sistema a controllo, dà praticamente le misure che mi servono. E lì abbiamo fatto dei collaudi non male su pezzi anche di difficile rappresentazione. Queste sono un po' di configurazioni di macchine tridimensionali, portale mobile, portale fisso, a mensola, eccetera eccetera. E quindi l'importante è che questo tastatore ovviamente va a fare le sue misure. Io riesco a regolare del tastatore, riesco a regolare la forza di contatto, e poi il tastatore quanto più è piccolo possibile tanto meno ho quel difetto di allineamento del tastatore. Cioè, come ogni sensore, il sensore di temperatura in particolare sente la sua temperatura, il tastatore sente la sua misura, quindi vi dà la sua quota del centro. Se il tastatore lo faccio così grande, ci avrà un errore che è dato da mezzo diametro, e quindi devo compensare quel mezzo diametro, quindi vi do le quote del tastatore. Quindi c'è tutto un sistema di inserimento delle caratteristiche della misura che deve essere opportunamente considerato proprio nell'impostazione delle misure. E qua sono i contributi di incertezza, diciamo, di una macchina tridimensionale.